Dopo il presidente della regione facente funzione Nino Sperlì, che ha emanato delle ordinanze per la chiusura delle scuole calabresi, e poi il TAR ha riaperto, quindi si è opposto a queste ordinanze, è toccato ora al sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Appunto, il sindaco della città capoluogo calabrese ha emanato una prima ordinanza per la chiusura delle scuole, e subito dopo arriva la bocciatura da parte del TAR, e subito dopo lo stesso sindaco prepara una seconda ordinanza per la chiusura. Noi andremo ad incontrare alcune mamme di alcuni alunni che frequentano i plessi, insomma, scolastici, alcuni plessi scolastici di questo territorio, mamme, genitori che sono per la chiusura delle scuole, per la chiusura delle istituzioni scolastiche, quindi sono per la cosiddetta DAD. Stanno aumentando di giorno in giorno i contagi, quindi non vedo perché ci devono andare di mezzo i nostri figli. Perché ci dicono che le scuole sono dei luoghi sicuri? Quale sicurezza ci stanno dando a noi genitori? Utilizzare uno strumento come la DAD non è facile, né per i docenti e né sicuramente per i ragazzi. L'impatto più traumatico sicuramente si è avuto all'inizio col primo lockdown, ma adesso l'alternativa c'è e funziona abbastanza bene. E senz'altro con questo giochetto apri chiudi, psicologicamente non è più fattibile, non si può assolutamente reggere. I ragazzi sono veramente disorientati. Mia figlia la mattina si alza e mi dice: mamma, oggi vado a scuola o sono in DAD? E per loro è un trauma, non sanno più che cos'è la scuola, l'istruzione non la stanno capendo solo ed esclusivamente per questo motivo. Noi non sappiamo come ribellarci al TAR, perché non è giusto, non è un gruppo di mamme che può fare per tutte le altre mamme che ci siamo a Catanzaro. Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ci spiega le motivazioni dell'ordinanza di chiusura. Nel momento in cui viviamo un momento strano, come quello attuale di pandemia, bisogna dare, come dire, più spazio al potere dei sindaci, che se si rendono conto che stanno aumentando i contagi e che è in pericolo la popolazione, bisogna fare in modo di dare questo spazio, visto e considerato che il sindaco è la massima autorità sanitaria. Certo. Lei ha fatto poi successivamente una seconda ordinanza di chiusura delle scuole. Ecco, c'è una differenza tecnicamente, dal punto di vista tecnico, amministrativo, burocratico, tra la prima e la seconda ordinanza? Sì, tantissimo, anche perché la seconda ordinanza è stata accompagnata il giorno dopo da una missiva, da una lettera fatta da noi, dove spiegavamo tecnicamente ancora meglio, diciamo, i pericoli, che poi alla fine avevamo ragione, perché da lunedì siamo a zona rossa, quindi stavano aumentando tantissimi contagi. Avremmo voluto chiedere informazione direttamente al TAR, ma sappiamo che le attività si stanno svolgendo tutte in remoto, come già abbiamo potuto constatare attraverso un nostro precedente servizio.